con Manuel Quinziato, compagno di squadra del vincitore del Tour Cadelevas. Manuel, come ti senti? Ma siamo felici, increduli anche se vuoi, perché sai, l'ultima crono del Tour, sappiamo che Cadele è forte, però la verità è che aveva anche già perso due Tour all'ultimo cronometro, quindi sai, eravamo anche un po' scaramantici e siamo contentissimi. E questa mattina quello che ho detto appunto è che rimpianti non avevamo, perché abbiamo dato tutto dal primo giorno, veramente ogni giorno abbiamo dato tutto per tenerlo fuori dai pericoli, per mettere a posto situazioni difficili con gli attacchi degli avversari, e siamo contentissimi. C'è stato un momento in cui avete pensato di averlo perso questo Tour? Sai, l'altro giorno la tappa del Glorioso Galibier, quando Andy ha attaccato, aveva un compagno davanti e io ero staccato dopo l'Isoare e sentivo che continuava a guadagnare da solo. Ho avuto veramente l'impressione che Andy avesse una marcia in più. Invece Cadel alla fine è stato più regolarista e è stato quasi commovente quel giorno lì, perché veramente ha inseguito praticamente da solo e ha mangiato 45 secondi solo dall'ultimo chilometro a Andy. E quindi sai, noi eravamo di qua per fare il miglior risultato possibile, si sperava di poter vincere, però ce l'abbiamo fatta, siamo contenti. E quando hai capito che avevate vinto? Abbiamo veramente, quando è arrivato Cadel e sapevamo già che aveva un vantaggio più che rassicurante, non parlava più nessuno nel bus. Abbiamo aspettato che Andy tagliasse l'arrivo e siamo esplosi. Grazie Manuel, complimenti. Ciao, grazie.